Cosa c'è? Visionaire. Cosa? Visionaire. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Visionaire. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuto all'appuntamento con le Vision News, le novità dal mondo del cinema e delle serie TV raccontate da me, Lauretta Buffa, di Visionaire. Cominciamo con la 75esima edizione dei Nastri d'Argento, che ha proclamato film dell'anno Miss Marx. 5 i premi alle sorelle Macaluso di Emma Dante, 4 i riconoscimenti all'incredibile storia dell'Isola delle Rose di Sidney Sibilia, tra cui quello andato ad Elio Germano come miglior attore in una commedia. Il premio al miglior regista esordiente invece è andato a Pietro Castellitto per I Predatori. Nastro speciale a Renato Pozzetto per il film di Pupi Avati, Lei mi parla ancora, davvero una performance notevole. Come ho anche detto nella mia recensione del film, che trovate su Spotify, iTunes, YouTube o anche sul sito nella sezione recensioni. E a proposito di premi, l'Academy degli Oscar si è rinnovata e per la prima volta il suo consiglio dei governatori è a maggioranza femminile. Su un totale di 54 poltrone, 31 saranno occupate da donne, 5 in più di prima. È anche aumentato del 25%, da 12 a 15, il numero dei posti ottenuti da rappresentanti di minoranze. E parlando di storia del cinema, di fatti che fanno storia, beh, al Festival di Cannes arriverà il nuovo capitolo, quello finale, di The Story of Film, A New Generation, di Mark Cousins. Durante la crisi sanitaria, il regista ha lavorato alla produzione dell'ultimo capitolo del suo documentario in 15 parti, che esplora la storia del cinema. The Story of Film, An Odyssey. Questo è il titolo, e con questo film Cousins costruisce un ponte tra il prima e il dopo l'arrivo della pandemia. Il Festival di Cannes, lo ricordiamo, si terrà dal 6 al 17 luglio. Ed è una notizia che fa storia anche l'accordo tra Netflix e la Amblin Entertainment di Steven Spielberg, che fino ad ora è stato forse uno dei registi più scettici sull'era dello streaming. Il contratto prevede la produzione di 2 film originali all'anno, alcuni dei quali potrebbero anche essere diretti dallo stesso Spielberg. Forse non saranno in molti a ricordarselo, però il regista 2 anni fa fece parte di un gruppo di autori che si oppose al fatto che dei lungometraggi prodotti per lo streaming potessero essere presi in considerazione per gli Oscar, a causa della loro scarsa permanenza in sala o a volte addirittura inesistente. Da allora, purtroppo, ahi noi, molto è cambiato, anche e soprattutto a causa della pandemia. Rimanendo in tema di nuovi progetti, Willem Dafoe e Christoph Waltz saranno i protagonisti di Died for a Dollar, un western diretto da Walter Hill. Per il momento non c'è ancora una data di inizio riprese, perché la Myriad Pictures sarebbe ancora in cerca di finanziamenti. La ricerca entrerà nel vivo al Marché di Cannes. Il film sarà ambientato nel 1897 nel New Mexico, dove Waltz tornerà ad interpretare un cacciatore di taglie dopo Django Unchained. E la sua missione sarà recuperare la moglie di un affarista di Santa Fe rapita da un disertore che chiede in cambio un riscatto. Intanto Paramount Plus produce la commedia Jerry and Marge Go Large. Il film, diretto da David Frankel, vedrà Bryan Cranston e Annette Bening nei panni dei protagonisti, una coppia di pensionati che vince 27 milioni di dollari ad una lotteria grazie ad un appiglio matematico e usa però i soldi per ridare vita alla piccola cittadina in cui vive. Pare che si tratti di un fatto veramente accaduto. Le riprese inizieranno a luglio. Mentre uscirà al cinema il 26 agosto, come un gatto in tangenziale, Ritorno a Coccia di Morto, secondo capitolo della commedia che è stata campione di incassi e biglietto d'oro nel 2018, commedia diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Nel cast tornano anche Sonia Bergamasco e Claudio Amendola e si aggiungono Luca Argentero e Sara Felberbaum. E c'è un pezzo di cultura italiana in una nuova serie TV creata da Vince Gerardis, ex produttore esecutivo di Trono di Spade. Si intitola Provvidenza ed è il prequel dei Promessi Sposi. Incredibile e folle, ma vero, verissimo. Il racconto si basa sul romanzo Lodovico, scritto dallo studioso italiano Francesco Musesti, che verrà pubblicato in autunno da Rizzoli.
la notizia è stata resa nota da Variety, quindi diciamo così c'è un fondo di verità molto consistente. Come si può intuire dal titolo, la vicenda narrata si concentra sulla vita di Fra Cristoforo, perché Lodovico era il suo vero nome prima di diventare frate. Non so se ve lo ricordate, ma prima di indossare la tonaca era stato un nobile ed aveva ucciso un giovane durante un duello. La serie comunque sta ancora cercando un potenziale acquirente. Vedremo cosa succederà. Intanto, dal 20 agosto su Amazon Prime Video vedremo la miniserie 9 perfetti sconosciuti con Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans e Bobby Cannavale. Le vicende sono ambientate in un elegante centro benessere che promette un processo di guarigione e trasformazione per i suoi clienti. Qui 9 estranei che abitano nella stessa città si ritrovano accomunati dallo stesso obiettivo: rendere migliori le loro vite. Nessuno di loro però ha la minima idea di ciò che li aspetta. Parole di stelle. Al provino per King Kong mi dissero: sei troppo brutta. Avrei potuto buttarmi giù, ma non l'ho fatto. Oggi ho 3 Oscar. Lo ha detto Meryl Streep. Per il momento è tutto da Lauretta Buffa e da Visioner, ma se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, vieni a trovarmi sul sito visionair.fm oppure aspetta mercoledì e la prossima puntata del podcast. Al prossimo episodio!